Audio Jungle. Siamo qui stasera con il grande regista di cinema Fulvio Wetzel per un progetto. Ci parlerà di Spezia Girasoli all'interno di una serata inaugurale di presentazione organizzata da Catalpa Editore. Sì, Spezia Girasoli, che di recente fra l'altro ha ricevuto il premio Montale Fuori di Casa alla Villa della Contessa appunto a Spezia, è un film che girerò il prossimo anno, finanziato dal MIBA, che è anche con fondi europei, in 4 episodi, che racconta la città di Spezia attraverso i suoi edifici e i suoi personaggi. Sono 4 episodi. Il primo episodio è il mi tolgo gli occhiali perché non vedo niente. Sì. In pratica, dicevo, il primo episodio è incentrato, è l'ultima seance, l'ultima seduta fotografica che fa la Contessa di Castiglione nel suo palazzo a Sant'Agostino, chiamando il suo fotografo di fiducia, cioè Henri Pierre Person, che viene dalla Francia. Infatti ci saranno anche 2 attori importanti francesi nel film, e di regola io comunque per questo film cercherò di utilizzare tutti gli attori spezzini importanti. Sappiamo bene che abbiamo appunto da Giancarlo Giannini a Ero Spagni, e poi anche più giovani, diciamo tipo Matteo Taranto, Roberto Alinghieri. Il secondo episodio è la giornata tipo di un arsenalotto che esce la mattina alle 6 per andare al cantiere e ritorna, ed è il pretesto per far vedere tutto il quartiere di Piazza Brin. E il terzo episodio racconta la storia di un sommergibilista che fa un'impresa pazza, che è quella di sequestrare un sommergibile, approfittando del fatto che deve collaudarlo, e con l'equipaggio raggiunge, siamo nel 1914, raggiunge le coste della Corsica, perché vorrebbe farsi armare la nave dei siluri dalla Francia, perché l'Italia non è ancora scesa in guerra, la Francia sì, la Francia chiaramente gli dice di no, però lui continua e poi viene bloccato in mezzo al mare e arrestato. Però è un'operazione che a Spezia è successa anche altre volte durante l'ultima guerra, ad esempio i famosi assalti dei maiali quindi è un po' una caratteristica del carattere degli spezzini, c'è questa ardimentosità. E l'ultimo episodio è l'inaugurazione della villa Ceretti Marmori, il conservatorio dove fra l'altro anch'io insegno, e in pratica questa villa costruita nel 24, che è la più bella villa Liberty di Spezia, soltanto che è del 24, quando il Liberty è già bello che è morto, quindi questa famiglia ha messo su una villa che ha dilapidato le sostanze, un po' come la Contessa aveva dilapidato tutte le sue sostanze, ne aveva molte, per farsi fotografare 410 volte da Pierson, e anche questa famiglia si è fatta... praticamente ha perso tutto per finanziare questa villa, chiamando i più grandi artisti dell'epoca a decorarla, le vetrate e tutto il resto. Perché appunto questa scelta di fare un percorso storico, quindi sì, scegliere proprio quel tipo di percorso nell'ambito cronologico e anche attori spezzini. Sì. Questa assemblea da dove nasce, cioè da dove parte esattamente? Dunque, io sono, i miei nonni erano spezzini. Sono stato via 50 anni, perché ho fatto le medie nel 64 a Piazza Verdi,
Sono tornato dopo 50 anni, nel 2015, e ho trovato una città trasformata, cioè in cui c'erano 7 musei in più, tutto il centro pedonalizzato, e mi è piaciuta molto. E poi sono andato a rivedere i palazzi che magari guardavo anche quando ero ragazzino, e ho trovato che Spezia ha un patrimonio di palazzi Liberty fantastico, cioè che non ha niente che invidiare a Bruxelles, a Riga, insomma, centri storici Liberty già riconosciuti. Infatti il progetto è all'interno di un progetto più ambizioso che è già stato premiato dall'Europa, che è quello di fare ottenere alla fine di questo percorso il patrimonio mondiale dell'umanità ai palazzi Liberty della Spezia. Quindi amo la mia città. Quindi diciamo abbiamo unito anche patrimonio dell'umanità, quindi parliamo di cultura, spettacolo, scima, parliamo anche di UNESCO, parliamo anche di cercare di valorizzare quello che è patrimonio culturale, no? E la storia di un posto e del suo popolo in quell'epoca. Certo. Ecco, noi abbiamo vissuto il Covid, lo stiamo ancora vivendo, dicono che è finita l'emergenza, che il cinema, no? E il teatro abbiano sofferto molto. Questo progetto cosa vuoi lanciare invece di aspetto positivo, no? Contro questa ondata negativa che stiamo attraversando? Io mi allineo a quello che c'è un grande amico che ho qui sul territorio, che è Silvano Andreini, che è il titolare del cinema Il Nuovo, che sta facendo da anni, abbiamo spesso collaborato insieme, tutti i miei ultimi film che ho fatto, i documentari che ho fatto a Spezia per il CAME, che li ho presentati lì, e lui sta proprio valorizzando, cioè ha rimesso in sesto il suo cinema, e infatti io mi allineo con lui in questa direzione, cioè al cinema bisogna tornare, non bisogna avere paura, perché adesso ci sono, diciamo, tutte le caratteristiche, sono state messe in regola il cinema. È chiaro che non ci saranno più 200 persone, ma ne saranno, fai conto, 80, 100. Comunque la gente non deve perdere l'abitudine, non deve rifugiarsi in Netflix, chiudersi in casa, perché già questo Covid ci ha ridotto, ha parcellizzato tutta la società in piccoli nuclei familiari. E abbiamo, per fortuna, siamo ancora qui, abbiamo superato questa emergenza. E adesso, sinceramente, non penso che ritornerà con la stessa virulenza di allora. Comunque, se dovesse tornare, adesso siamo attrezzati, abbiamo tutte le strutture ospedaliere, sappiamo come fronteggiare l'emergenza. Quindi, sì, la gente deve tornare al cinema, al teatro, deve tornare anche a ballare quando sarà possibile, perché deve tornare in piazza, andare nei bar, però rispettando tutte le norme che anche noi stiamo rispettando. Così parla di cinema italiano attraverso il tuo progetto, il tuo film. Vorrai portare anche agli spettatori stranieri, cioè all'estero, questo tuo progetto? Certamente, siccome ci sarà con ogni probabilità questa coproduzione con la Francia, innanzitutto appunto perché non è stata scelta la Francia, perché due personaggi del primo episodio sono francesi, e vorrei tanto, e sto lavorando perché questo succeda, che sia Jacques Perrin, che già ha lavorato in un altro mio film, prima la musica poi le parole, a essere il protagonista di questa scena. E quindi sì, Francia significa Francia, Belgio, Europa. Alcuni dei miei film sono stati anche negli Stati Uniti, vediamo se tipo Minatori e Minori con Franco Nero, che è stato a Los Angeles Film Festival, questo prima la musica, poi le parole, che è stato praticamente in giro per il mondo. Invece di andare in marina sono andato in giro per il mondo, da Shanghai a Toronto, a San Francisco con il mio film. Quindi sì, farò fare a questo film lo stesso iter che ho fatto fare agli altri miei film, diciamo permettendo, cioè non so come andranno ad esempio le elezioni in America, e se quindi forse, se dovesse, speriamo di no, vincere Trump, ci troveremo
troveremo un muro, cioè lui non potrà venire qua e noi non potremo andare là, quindi sarà un bel problema. Che dire, quindi lottiamo per una repubblica, per una democrazia, una società che ci lasci del respiro, e soprattutto per quanto riguarda il cinema d'autore, cosa vogliamo dire ai giovani, alle famiglie, a tutto il popolo, poi non solo italiano ma del mondo? Ti dico, io da quando sono venuto qui a Spezia ho incontrato una serie di ragazzi, diciamo, io chiamo un ragazzo anche Francesco Tassara, che è qui, che è un ragazzo di 30 anni, che fanno cinema con grande passione, con grande dedizione. C'è anche un ragazzo giovanissimo, si chiama Michelangelo Bertocchi, che è un vero talento, ha 17 anni. Ci sono, insomma, c'è un bel giro di, si sta creando un bel giro di opportunità e di confronto tra diciamo, tra io quando sto insieme a loro richiamo la famosa formula di Fibonacci, no? che è il teorema di Fibonacci è questi numeri che ci sono sulla mole antonelliana, è una formula per cui il primo numero, secondo numero, dal terzo numero, così. Noi ci chiamiamo i Fibonacci, perché io ho 67 anni. Poi ci sono i trentenni, che hanno quindi la metà dei miei anni, e poi ci sono i diciassettenni, che hanno un quarto della mia età. Quindi è una sequenza di Fibonacci. Io vedo che c'è grande passione, a parte che a Spezia, oltre agli attori, sono nati anche, ci sono anche registi, per dire. C'è una regista, aiutami, come si chiama la regista del film sull'esorcismo che ha vinto Orizzonti? Vieni qua. Abbiamo Tassara, quindi. Buonasera, ciao. Non lo so, che film è? È quello sui, che ha vinto Orizzonti, la Federica, no, come si chiama? No, non lo so, lei è Spezzina. Comunque ha vinto Orizzonti. Sì. Sì. Mi sposto. Ecco, vieni se vuoi venire. Da Sara, prego, facciamo un'intervista di gruppo. Niente, quindi cioè, ci sono registi, non tanti, ma ci sono tanti registi, vabbè, senza continuare a citare Oldoini e Ferrini, che hanno ormai carriere consolidate quasi anzi al tramonto, perché comunque sono persone over 70, quindi. Però insomma il cinema si sta manifestando e c'è anche un bel gruppo di attori, quindi non è detto che da Spezia nasca una piccola nouvelle vague di cinema e che rimpolpi questa magra situazione cinematografica di questi mesi, che purtroppo noi viviamo se proiettiamo i nostri film, se li possiamo girare. Non è che possiamo girare un film con, come stiamo facendo, con le mascherine. Quindi. Purtroppo viviamo questa situazione e ci auguriamo che questo killer, no, dell'epoca, cioè il Covid-19, sparisca. Questo è l'augurio di tutti. Ringraziamo un regista, un grandissimo autore. Speriamo che vedere il tuo film il prima possibile, che allieti, insomma, la popolazione con un messaggio di speranza per tutto il mondo. Grazie.